The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. They solemnly. Enrico Brignano e Teo Ormina, l'abbiamo disturbato perché evidentemente era via dalla pazza folla, come vedete, però con il Letna dietro. E che è successo? Le stanno dando la caccia? No, è che di fronte a questi panorami teoricamente bisognerebbe stare in silenzio per contemplare, come facevano gli antichi greci. E in effetti è un panorama mozzafiato, per cui mi trovate senza parole solo per questo motivo qua. Perché credo sia una vecchia tradizione affacciarsi da questi balconi di questo bellissimo albergo e rimanere così senza fiato, a pensare a quanto siamo fortunati ad avere questo squarcio, questo momento fantastico con questo angolo di paradiso. Per quanto riguarda il cinema, il Festival del Cinema, diciamo, è un particolare. Cosa c'è di più bello di un panorama del genere? C'è il cinema, forse, che all'interno di un film ti porta, ecco, in altri panorami diversi da questo, diversi e uguali per potenzialità. Stasera c'è il film di Norisi, di Marco Risi, il figlio di Dino. Molto carino, l'ha già visto? No, non l'ho visto, quindi sono curioso, insomma. E niente, sarò semplice spettatore, come credo tutti quanti, ma stasera tu sarà semplice spettatore, domani sarà invece sul palcoscenico. Beh sì, insomma, ci saranno delle premiazioni, io adesso non so cosa mi hanno riservato, perché in effetti sono arrivato da poco, ancora non ho ben capito cosa succede, insomma. L'Etna è bellissimo, il panorama è stupendo, ma l'emozione di essere sul palcoscenico del Teatro Greco è forse uno dei palcoscenici più belli del mondo, non crede? Sì, noi siamo il paese che ha più teatri in assoluto, teatri antichi, insomma, non costruiti certo dalle ultime amministrazioni, sono stati costruiti da tempi immemori. Abbiamo teatri greci come questo, teatri romani altrettanto belli, e io sono un abitué di questo teatro, sono fortunato in questo senso, perché tra le altre cose arriverò qui il 19 di agosto. Con che spettacolo? Con uno spettacolo nuovo, Il meglio d'Italia, quindi insomma siamo. Poi sono un abitué anche di questo albergo. Certo, che è molto bello. Ma a Roma quando lo rivediamo? Può darsi questo inverno, a teatro. A teatro, certo. Questo inverno, altrimenti io abito a Roma. Che teatro? Sì, no, lo so. Penso al Sistina. Ecco, è un altro bel teatro, è il tempio del musical italiano, quindi non c'è teatro a Milano che tenga, il Sistina è il tempio del musical in Italia. Beh, quello più che il tempio del musical rimarrà il tempio della commedia musicale, perché il musical noi non siamo capaci, non è cosa nostra, detto in una terra dove cosa nostra purtroppo attecchisce. Cosa nostra invece è un'altra cosa, dovremmo forse pensare un po' più alle nostre cose. Poi sappiamo che ci sono le commedie, i musicals americani o inglesi, insomma, però trattano di cose, insomma, che non ci appartengono. È chiaro che poi uno ci va, vede per capire e per poter migliorare le proprie cose, per cui io nei confronti del musical ho una sorta di amore e odio, mi piace vederli ma li vado a vedere all'estero, quindi mi piace vederli a Londra, mi piace vederli a New York, come giusto che sia. Come giusto che sia, certo, Broadway. E quando vengono riportati qua certe storie, per esempio americane, perdono molto. Non ha senso, insomma. Però a Broadway quando hanno fatto Cats, no, anche loro hanno un po' perso, visto che era questa storia un po' felliniana, anzi da Fellini. Beh, però loro a man bassa, diciamo, come i cinesi nella tecnologia, a man bassa rubano i pensieri, insomma. West Side Story era Il ratto delle Sabine, e Sette Spose per Sette Fratelli. Certo. Noi per esempio abbiamo preso dalla musica, cioè, è uno scambio, per carità, c'è sempre, però la commedia musicale appartiene a quel teatro come apparteneva a Garinè e Giovannini, che non ci sono più, ma purtroppo pare che la tradizione si sia un po' affievolita, non dico spenta, con loro, e quindi cercherò quanto più possibile di portare un degno rispetto e onore a quelli che l'hanno tenuto per tanti anni, insomma, in piena forma.
e quindi niente. Senta, intanto tanti auguri per il 19, per domani non c'ha bisogno di auguri e sarà insieme a Jeremy Irons. Non è da poco. Grazie. Alex. Grazie Brignano a voi. Ha degli occhi molto belli e sorride, quando sorride è tutta un'altra cosa. Lei è molto gentile, la ringrazio, porto i miei occhi verso quel panorama là. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. It's keeping track of the past, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud collective sound.